Quando si parla del tema della felicità, per moltissime persone il termine felicità coincide con la qualità delle relazioni che hanno. Ed è anche abbastanza logico e normale che sia così, perché ognuno di noi investe talmente tanto nei rapporti con gli altri che è normale che molta della nostra felicità, in un certo senso, dipenda dal rapporto con gli altri, no? E sicuramente l'amore, l'essere innamorati, il sapersi innamorare, sono una parte essenziale della felicità, però sappiamo anche che diventano un elemento molto forte di sofferenza quando questo amore non è ricambiato, oppure quando questo amore per qualche motivo, semplicemente finisce. Quindi è molto importante sapere, essere consapevoli che tanto della nostra felicità dipende dall'amore. Ma secondo me occorre anche un po' estendere il concetto di amore. Non è soltanto l'amore per gli altri o per un altro, per il proprio partner. Già pensate che all'interno della famiglia ci sono sfaccettature molto complesse, no, dell'amore. Si ama la propria compagna, il proprio compagno, ma si amano anche i propri figli, ovviamente, no? Ecco, ma c'è una sfera, una componente dell'amore che è molto più libera dal fatto che sia ricambiato, ed è l'amore per se stessi, l'amore per la vita, l'amore per il mondo. Ecco, queste tre aree che rappresentano pur sempre il sentimento dell'amore sono completamente libere dall'essere ricambiati e sono nostre, dipendono soltanto da noi, le possiamo utilizzare quando e come vogliamo per innalzare i nostri livelli di felicità. Però proprio su queste aree, quindi sull'amore per se stessi, sull'amore per la vita in senso lato e sull'amore per il mondo, molti si perdono. E mi concentro in particolare sulla prima di queste componenti, l'amore per se stessi. Ecco, quando noi pensiamo alle relazioni, ci dimentichiamo troppo spesso che la relazione più importante, più duratura, più continuativa della nostra vita è la relazione con noi stessi. Per quanto noi possiamo stare bene con un partner e starci tanto assieme, non staremo mai così tanto insieme con qualcun altro rispetto a quanto stiamo insieme con noi stessi. Eppure poche persone investono davvero nel rapporto con se stessi, poche persone investono davvero nel capirsi meglio, nell'andare più a fondo e anche nello sviluppare un autodialogo più benevolente, più di alleanza, meno critico, meno giudicante, meno insicuro nei confronti di se stessi. Infatti io, lavorando con tante persone, arrivo spesso alla conclusione che il primo nemico di noi stessi siamo noi stessi, sono i nostri atteggiamenti nei confronti di noi stessi il primo grande freno all'essere felice, al crescere, a vivere una vita a pieno. Sappiamo anche che non è facile, che il rapporto con noi stessi è quello forse più condizionato dalle cose che ci sono accadute presto nella nostra vita, dalle esperienze che abbiamo fatto, dalle modalità con cui siamo stati educati, però c'è sempre spazio per ricoltivare questo sentimento. E siccome a me piace essere concreto anche quando parlo di temi che possono sembrare intangibili come la felicità, l'amore per se stesso parte, inizia, si sviluppa, si allena grazie alle abitudini quotidiane e alle abitudini quotidiane che ci fanno bene. È da lì che dobbiamo cominciare. Cioè l'amore con se stessi o per se stessi nella pratica diventa le abitudini quotidiane con cui mi prendo cura di me stesso, con cui trovo gli spazi per volermi bene, per tenermi in forma, per mangiare in un certo modo, per staccare la testa, per recuperare. È da lì che bisogna cominciare. Poi è chiaro, l'amore per se stessi può voler dire tante altre cose, lavorare sull'autodialogo, sull'autostima, tante cose. Ma secondo me il punto di partenza per essere pragmatici, concreti e lavorarci sul serio è riprendere in mano il controllo della propria vita, le buone abitudini della propria vita per rimanere più sani, più in forma e più felice. Tra l'altro, ricordiamoci anche che la mente,
che quindi genera la felicità e l'infelicità, è incorporata, sta dentro il nostro corpo, è un pezzo del nostro corpo e funziona secondo le dinamiche del nostro corpo. Quindi quando tu curi di più il tuo corpo, stai di fatto curando meglio e più a fondo anche la tua mente, e tantissima ricerca oggi dimostra che un certo tipo di approccio alla forma fisica e all'attività fisica, per esempio, ha un beneficio molto consistente sul tono dell'umore, su quanto bene stiamo con noi stessi. Quindi i famosi miei, i nostri quattro fondamenti, nutrizione, nutraceutica, allenamento fisico e lavoro interiore, rimangono il punto da cui partire. Prenditi più cura di te stesso, creati degli spazi, anche se all'inizio sono pochissimi questi spazi, 5 minuti al giorno, inizia da quello che puoi fare, poi da là ti assicuro che si espanderà. L'unica cosa che non devi fare è rassegnarti e rimanere fermo. Lunedì sera, tra l'altro, è andato in onda Felicità Scientifica, c'era tantissima gente, ma se ti fossi perso questo evento importante, perché parliamo proprio appunto nel concreto di che cosa vuol dire sbloccare questa felicità innata che abbiamo, lo puoi ritrovare dal link qui sotto.